Prendiamo spunto da uno spettacolo che si è svolto lunedì scorso, 5 dicembre, presso la rotonda della casa circondariale di Regina Coeli, a via della Lungara. Dunque, lo spettacolo teatrale si chiama 24 gennaio 1944, La fuga da Regina Coeli di Sandro Pertini e Giuseppe Saragat. Questo è uno spettacolo che è andato appunto in scena con attori importanti, Blas Roccarei, nella parte di Giuliano Vassalli, Roberto Latini nella parte di Ugo Gala, insomma una pagina di storia molto bella della quale noi eravamo tutti a conoscenza, ma ci dà lo spunto per approfondire un discorso appunto su Regina Coeli, e lo facciamo con una persona di massima autorità nel merito, nella persona di Simonetta Matone, che è vice capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Signora Matone, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei. Allora, questo, dicevo, è un pretesto per parlare di quello che poi avviene, no, all'interno della casa circondariale di Regina Coeli, dove accadono anche cose edificanti che però per lo più rimangono celate, e noi vogliamo con lei questa mattina raccontarle, tipo per esempio ci sono personaggi che vengono rappresentati nell'ordine professionale di secondini, che in realtà poi si adoperano a che le istanze degli ospiti di Regina Coeli, dei detenuti, vengano risolte immediatamente anziché aspettare poi magari l'avvento di un elettricista ancorché di un idraulico, cosa questa che sembrerebbe detonare poi le tensioni che si creano all'interno dell'istituto. È così, signora Matone? Ma è così, nel senso che la polizia penitenziaria svolge un compito improbo, direi io, perché insomma se i detenuti scontano la pena, insieme a loro purtroppo la scontano anche gli agenti della polizia penitenziaria, e che sono rappresentati spesso e volentieri anche dai mass media in maniera, come dire, molto negativa e molto svalutante. In verità il corpo della polizia penitenziaria è un corpo che è cambiato tantissimo nel corso degli anni, è un corpo altamente professionalizzato ed è un corpo che, oltre a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, ha fatto passi da gigante anche sul piano, come dire, della formazione, pur lavorando in condizioni di grande precarietà perché sotto organico. Quindi è vero comunque che si adoperano anche in ruoli che fuoriescono dal... Diciamo che se c'è da dare una mano la danno, cioè voglio dire, non, ecco, noi per esempio abbiamo assistito alla tragica morte di un agente della polizia penitenziaria che è morto l'altro mese nel padiglione dell'ospedale Sandro Pertini, nel padiglione riservato ai detenuti, perché è uscito sotto la pioggia a chiudere manualmente un cancello che non funzionava, sì, ed è rimasto sepolto sotto questo cancello. Sarebbe bastato rimanere indifferenti, certo, dinanzi a una problematica di questo genere, e lui sarebbe ancora qui, e invece ligio a dovere è uscito, ha fatto la manovra a mano, e quando si è girato il cancello si è sganciato e l'ha ammazzato. Quindi è proprio vero quello che lei dice. Il problema è che bisogna proprio cambiare l'idea che noi abbiamo di queste persone. Prova ne sia che l'amministrazione, per esempio, ha organizzato il 12 novembre il giuramento dei 756 allievi che prenderanno servizio in questi giorni, e l'ha organizzato con grande solennità, con una bellissima cerimonia nella scuola di Via di Brava, raccogliendo i ragazzi che venivano da tutte quante le scuole, ma non è stato fatto questo, diciamo così, per uno spreco di energie e di denaro, ma è stato fatto a costi contenutissimi proprio per dare il senso e l'importanza del ruolo che queste persone svolgono. Pensi che le abbiamo, intendo dire, come qua nella nostra sede, dove c'è l'albergo Blanc et Noir, quindi sappiamo di che cosa sta parlando, infatti li abbiamo visti. Sono stati ospiti dell'hotel Blanc et Noir, che tra l'altro ringrazio perché grazie all'intervento di Federalberghi ci ha praticato dei prezzi assolutamente
concorrenziali, quindi grazie anche allo sforzo che al gruppo fatto. Al gruppo Garofalo nella circostanza che appunto noi devo siamo dire qui, che sono stati molto 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 attenti all'esigenza. Certo. Hai capito? Senta signora Matone, ma allora risponda a verità questa propensione appunto del corpo di, come dire, di controllo verso i detenuti, perché per esempio per noi un televisore che non funziona può essere un fatto irrilevante o ci dà la possibilità, certo, di aspettare, certo, che si, ecco. per un detenuto ecco, diventa, non dico una ragione di vita, ma diventa fondamentale per passare la giornata, vero? E quindi il fatto che loro si adoperino invece di aspettare questo, guardi, io specificamente non lo so, lei insiste su questo tema ma io non sono preparata a rispondere, non so di a che cosa lei faccia specificamente riferimento. Io posso intervenire su temi generali e dire che comunque c'è un atteggiamento che è molto diverso da quello che la gente immagina che ci sia. Non c'è dubbio. Da ultimo le chiedo che cosa ne pensa adesso all'interno di questa manovra. Ci sarebbe l'intenzione anche di dare a privati gli istituti di detenzione. No, guardi, allora la questione è mal posta. Non si tratta di dare a privati la gestione delle carceri, ma semmai di valutare l'opportunità e l'economicità di concedere in concessione determinati servizi che possono essere quelli del vitto, possono essere la lavanderia e i parcheggi, faccio degli esempi concreti, ma resta esclusa tutta l'attività di custodia che non può essere in alcun modo delegata. Ecco. E quindi insomma è una riforma che è un po' lontana nel tempo, di là da venire. Comunque, va bene? È prezioso il suo chiarimento. Senta, da ultimo la lasciamo subito perché ci sono ascoltatori che le stanno domandando cose. Uno dice: perché non riusciamo ad impiegare i detenuti in lavori pubblici così da poterli reinserire nella società? Allora, perché i detenuti devono essere pagati per legge e i fondi stanziati per il lavoro all'interno del carcere, anche di quel genere a cui l'ascoltatore fa riferimento, cioè abbiamo una scarsità di fondi da destinare a questo tipo di attività e noi cercheremo sicuramente di implementarle, ma il momento, diciamo, la contingenza economica non è dei più felici. Certo, grazie signora Matone, grazie. Buongiorno, buon lavoro. Anche a lei, buon lavoro alla signora Simonetta Matone, vice capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Radio Città, il programma della Capitale.